Onorevole, ovviamente si parla di politica nei congressi e questo è un importante momento di riflessione, di confronto anche interno. Ovviamente è stato rinviato, quindi l'argomento è il rinvio del congresso regionale, ma c'è anche quello provinciale, c'è quello anche di alcuni centri della provincia di Foggia. Ecco, andiamo con ordine. La regione perché? Ma la segreteria nazionale del partito ha deciso di congelare il congresso regionale, che è stato convocato all'indomani delle dimissioni di Michele Emiliano per l'incompatibilità non solo formale ma, come dire, sostanziale di un segretario che non può assolvere egregiamente a due compiti, come dire, gravosi: quello di governare una città, una regione importante come la Puglia, e quello di governare un partito altrettanto importante come il nostro, come il Partito Democratico. La segreteria nazionale sta cambiando le regole, sta rivisitando l'idea, come dire, dell'organizzazione del partito, e quindi sta ripensando profondamente allo strumento delle primarie. Mi pare di capire che il Partito Nazionale si stia orientando appunto a ridefinire lo strumento delle primarie per la scelta dei segretari dentro lo stesso recinto dei partiti, cioè non è più sostenibile l'idea che a scegliere il segretario di un partito possano essere cittadini e cittadine che magari, come dire, rispetto a quel partito non hanno mai avuto, come dire, no, un confronto, o che addirittura non sono mai stati né militanti né elettori né iscritti. È come se il condominio di casa mia, no, fosse governato da un condomino magari scelto dai condomini del palazzo a fianco. È una, come dire, un percorso ormai insostenibile, che ha mostrato il fianco, no? Non si contano più gli episodi, no, che hanno purtroppo portato alla ribalta anche, come dire, occasioni di malcostume politico. Allora ben venga questa rivisitazione, io sono molto contenta se questa scelta verrà portata a compimento, così come ho sempre sostenuto la necessità di definire i perimetri delle coalizioni, di definire, come dire, i programmi, i contenuti politici, così come ho sempre appunto sostenuto che le primarie sono un'occasione, diciamo, nobile per un partito che si apre, no, ai suoi iscritti e che deve, ecco, essere riportata nell'alveo della trasparenza e della correttezza. Se questo accadrà, io sarò la prima a sostenere il lavoro della segreteria nazionale. Elena Gentile ha più tempo per mettere insieme un po' le file per accedere definitivamente al poltrona di segretario regionale? Ma per dirla con la franchezza di sempre, non è l'obiettivo, diciamo, che mi interessa, nel senso che quello non è l'obiettivo della mia vita. Ho avuto l'onore di vivere una grande esperienza di governo in questa regione per lunghi 9 anni, penso anche di aver costruito buone politiche per i territori e per i cittadini. Oggi mi è toccata in sorte un'altra esperienza altrettanto importante e decisiva, che sta, come dire, anche nel sentimento di un popolo che guarda all'Europa e deve guardare sempre di più all'Europa come un riferimento. È lì che si decide la vita dei cittadini, è lì che si decide, come dire, no, di quanto deve essere grande una vongola per essere commercializzata, così come si decidono le politiche dell'immigrazione, così come si decidono le politiche dello sviluppo, così come si decidono per esempio le politiche ambientali. Stiamo per affrontare una grande discussione che avverrà a Parigi nei prossimi mesi. Il tema è quello di decarbonizzare l'energia e quindi di renderla sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. Insomma, grandi temi che attengono lo sviluppo, la crescita, ma anche la vita quotidiana delle persone. Voglio dire, ho tante cose da fare, questo lavoro mi sta appassionando, lo vivo con grande emozione, come sempre con grande impegno, ma al contempo avverto la necessità che molti elettori, molti iscritti rappresentano, di ripensare il dibattito interno, di riportarlo, come dire, agli antichi splendori, quando nei nostri circoli
circoli i cittadini, i militanti si confrontavano, avevano luoghi e occasioni per discutere, al di là diciamo ecco della deriva, no? Che poi diciamo oggi manifesta tutti i suoi limiti, quella appunto della conta, degli scontri interni, dei posizionamenti personali. Ecco, mi piacerebbe vivere questa esperienza in giro per la Puglia, tornando a parlare con le persone, animando il dibattito, ripopolando il territorio, non solo di luoghi ma anche di occasioni appunto di confronto. Ecco, mi piacerebbe, come dire, accompagnare il partito in questo percorso, al netto del risultato finale. Sento che questo passaggio è necessario ed indispensabile per consolidare il Partito Democratico e per renderlo ancora più centrale nella vita politica di questo territorio ma del Paese. Lo spostamento quanto dovrà influire anche sulla decisione del congresso provinciale a Foggia e quello poi delle varie realtà locali, tipo anche Lucera, uno dei centri più grossi? È chiaro che la rivisitazione diciamo delle norme statutarie non interessa solo il livello regionale, interesserà il livello provinciale e a cascata anche i livelli territoriali. Cercheremo di capire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come diciamo organizzarci per poter concludere il confronto e per poter diciamo consegnare a un gruppo dirigente capace, ecco, di riprendere il cammino ed il percorso avviato. Le regole sono regole, le scelte nazionali vanno ossequiate. Come dire, qualcuno può diciamo coltivare l'amarezza per questo rinvio, io invece penso che sia una scelta oculata nell'interesse dello stesso partito. Le conte, le divisioni, i congressi, le primarie, quando diciamo questi strumenti vengono abusati diventano un boomerang per la stessa convivenza pacifica e positiva in un partito. Mi auguro che questo percorso sia per davvero diciamo consolidato e che ci porti a raggiungere buoni risultati.